Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video unboxing. Ho un pochino di cosine da farvi vedere, sono cosine che ho preso nell'ultimo periodo, tante sono per Natale, alcune sono regali di Natale e altri mi servono per realizzare alcuni progettini fai da te, sempre dedicati a Natale, e altre cosine non ve le farò vedere perché sono regali di Natale per la mia famiglia, quindi qualcosa mancherà, se volete ve lo mostrerò dopo Natale. Dunque, partiamo dall'alto. Questo oggetto l'avete già visto in uno dei miei video precedenti, è il diffusore per oli essenziali in metallo che c'è su Amazon, che potete trovare su Amazon, e ne ho preso un altro per fare un regalo. Mi sono trovata davvero bene con questo diffusore di oli essenziali. Ve lo mostro di nuovo. Ed è appunto questo diffusore qui. È un diffusore che a me piace davvero tanto. Mi sto trovando molto molto bene. Gli metto il timer, io l'ho posizionato sul comodino della mia camera e gli metto il timer alla sera di un'ora e so che quando si spegne è ora che io vada a letto. Quindi lo utilizzo in questo modo. Nel frattempo mi profuma la camera con un olio rilassante a base di oli essenziali appunto rilassanti, e in più mi illumina la stanza in modo molto tenue e delicato, con un alternarsi di colori, insomma, che anche quelli sono molto rilassanti e aiutano nel rilassamento appunto prima di andare a letto. E questo appunto sarà uno dei miei regali di Natale. Poi apriamo questo. Questo io, cioè il pacchetto è già stato aperto perché sto già incominciando a realizzare questo progetto e quindi l'ho messo qui dentro per comodità. Ed è un set per la pittura a diamanti. Che cos'è? Praticamente all'interno della scatola trovate un quadro con l'immagine ovviamente che scegliete voi e della dimensione che scegliete voi. Io ho scelto il più piccolo, con un'immagine che ora non vi svelo perché vi mostrerò appunto sul video dedicato a questo progetto DIY, perché con questo quadro poi andrò a realizzare un progetto DIY, quindi non vi dirò più di tanto, vi dico solo cosa c'è all'interno della scatola. Praticamente c'è questa tela con il disegno che avete scelto ed è una tela adesiva. Su questo disegno si vanno ad appiccicare tutti questi diamantini qua, che ovviamente sono del colore con i colori che vi serviranno per realizzare il vostro quadro. Quindi, insomma, ci saranno solo i colori del vostro quadro. E in più ci sono ovviamente anche gli accessori per poter appiccicare questi diamantini, quindi la penna, la pinzetta, il vassoietto e altre cose, insomma. E questo kit è stata una sorpresa anche per me, perché in realtà mi sta piacendo davvero molto realizzare questo kit, mi rilassa, mi diverte, e anche di questo ho già pensato che ne comprerò alcuni da regalare a qualcuno per Natale, perché secondo me è davvero un'ottima idea. Poi costano molto poco. Vi lascio il link per poter acquistare questo kit, questi kit giù nell'info box. Sì, perché secondo me ne vale la pena. Insomma, sono stati una bella scoperta, mi piacciono un sacco, non per niente li regalerò anch'io a Natale. Poi, altro regalino che farò a Natale sono questi calzetti, calzini, guanti scivolo, chiamateli come volete, che hanno queste decorazioni molto invernali, molto natalizie, boh, più invernali che natalizie, e all'interno sono tutti tutti pelosi. Io ne ho presi due paia e uno è per me e questo lo andrò a regalare. Li ho presi anche questi su Amazon. Purtroppo questi qua dal sito in cui li ho presi io sono finiti, però sempre su Amazon ne trovate tantissimi, sempre di molto economici, quindi se vi piacciono per voi o sempre come regalo, su Amazon li trovate. Ma
a diversi prezzi, quindi alla fine scegliete voi quello che più secondo voi si addice, quello che si addice di più alle vostre esigenze. Poi ho preso spray da neve come se non ci fosse un domani. Chi mi segue su Instagram sa che sto trasformando il mio albero di Natale da un classico albero di Natale verde a quelli bellissimi che si trovano adesso in vendita negli ultimi anni, insomma, tutti spruzzati di neve. In realtà quelli in vendita non sono spruzzati di neve spray, ma sono proprio realizzati in un altro modo. Io sto cercando di realizzare o di ricreare in qualche modo quegli alberi di Natale lì, quindi per farlo ho bisogno anche della neve spray, ma non solo della neve spray. Se volete vedere la trasformazione del mio albero di Natale, me lo lasciate scritto qui sotto e io vi farò un video tutorial su quello che sto combinando e su quello che secondo me sembra la soluzione migliore, perché ho visto tanti video, ho cercato tantissimo su internet e i metodi che ho provato, che ho trovato e ho provato, non hanno funzionato bene e io ho fatto una sorta di mix tra le varie cose che avevo provato e sembra che la soluzione finale sia abbastanza bene. Purtroppo non basta soltanto la neve spray, perché ho visto che l'effetto quando è asciutta è diverso da quando è bagnato, quindi non mi piaceva soltanto con la neve. Quindi niente, se volete vedere come quello che sto combinando al mio albero, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Poi, sempre su Amazon c'è questo ferro da stiro a vapore portatile o da viaggio, che appunto ha dimensioni ridotte, quindi si può usare a casa come metterselo in valigia e serve appunto per stirare gli abiti. Andiamo ad aprirlo, perché questo lo sto aprendo anche io la prima volta con voi. Anche questo lo trovate su Amazon e trovate il link giù nell'info box. Dunque, all'interno della scatola troviamo questo, che praticamente è il serbatoio, e questo che praticamente è la parte dalla quale esce il vapore, che tra l'altro funziona anche da tappo a quanto pare. E questo è l'interruttore, io immagino che si debba aprire di qua e riempire d'acqua, quindi io direi di provarlo assieme. Eccoci qua, ho recuperato l'acqua e anche una maglietta. Adesso vediamo. Allora, livello massimo. Ecco, il livello massimo è meno di un bicchiere, circa mezzo bicchiere? Sì. Quindi questa è la quantità d'acqua che tiene. Aspettiamo 60 secondi e vediamo cosa succede. Nel frattempo vado ad appendere la maglietta. Ok, lo streamer ha cominciato a buttare fuori vapore, quindi io direi di provare ad utilizzarlo. È pazzesco! Ma è pazzesco! No, vabbè! Ah, funziona! Allora, questo ferro ha 10 minuti di autonomia, quindi è abbastanza per stirare 2-3 cosine al volo. Non pensavo che funzionasse così bene, però adesso vi mostro la differenza. Allora, ho stirato da questa parte e di qua un po' meno, e questa manica ho stirato metà manica in su e da metà manica in giù non ho stirato. Adesso vengo vicino e vi mostro la differenza. Questa è la parte stirata e questa è la parte che non ho stirato. Insomma, io spero che qualcosa si veda. Allora, diciamo che se siete delle patite per lo stiro, quindi precise, forse questo non fa per voi. Ma
Se siete spesso con le valigie in mano, comunque con il cambio dietro la borsa, questo qui secondo me è un'ottima alternativa al ferro da stiro. E sì, direi proprio che come regalo di Natale è assolutamente promosso e anche di questo vi lascio il link giù nell'info box, così potete andare a trovare lo stesso che ho preso io. Nello stesso sito in cui trovate questo ho preso anche questo qua. Questo qui sono delle semplici lucette, ma sono molto particolari. Ci sono di molte forme diverse. Io ho scelto quella più classica perché con queste voglio realizzare un progettino di Natale insieme a voi. Anche se devo dire che non pensavo fossero così belle quando le ho prese e adesso ve le mostro da vicino. E sono quelle a batteria, quindi non sono a presa di corrente ma a batteria. E mi piacciono un sacco perché hanno questa forma di pallina, che però all'interno sono piene di bollicine, quindi è davvero molto molto carino. Adesso ve le mostro da vicino e vedete che praticamente hanno tutte queste bollicine all'interno delle palline. Mi piacciono davvero un sacco. E sì, insomma, con queste realizzeremo insieme un video fai da te dedicato al Natale. Altra cosina che ho acquistato con il Black Friday è il mio nuovo telefono. Questo è una marca nuova qui in Italia, però in realtà è la quarta marca più venduta al mondo ed è Oppo, ed è questa marca appunto che ultimamente si vede anche in pubblicità e mi ha incuriosito molto perché ha delle caratteristiche molto molto buone, è un ottimo telefono, però con dei prezzi molto più accessibili rispetto ad altri telefoni con marche più importanti, diciamo, comunque che qui in Italia conosciamo meglio, ha praticamente le stesse cose, solo che costa la metà. E quindi questa volta ho deciso di mandare in pensione il mio iPhone per provare questo. Se volete l'unboxing di questo telefono, lo lasciate sotto scritto nei commenti e ditemi anche se lo volete vedere qui o su Instagram. Poi, qua dentro ci sono delle decorazioni di Natale. Su queste non ho un sito di riferimento su cui mandarvi, perché le ho comprate al mercatino di Natale, che appunto ha iniziato domenica, e ho fatto una bella scorta, quindi sono tutte cose fatte a mano. E comunque potete cercarle anche voi sui vostri mercatini di Natale, che sicuramente trovate qualcosa di simile, ma secondo me potete anche farle da sole, insomma se trovate le varie cosine potete farle anche da sole. E sono appunto delle decorazioni di Natale e sono questi fiocchi a scacchi bianco e rosso, che secondo me sull'albero che sto realizzando adesso staranno molto molto bene. E le palline sono tutte simili ma diverse, quindi vi mostro diciamo quelle più diverse tra loro. E un tipo è fatto in questo modo qui, praticamente c'è una base di polistirolo alla quale poi sono state attaccate tutte queste decorazioni naturali, quindi delle palline in raffia, delle piccole pignette, dei bastoncini, delle foglioline, e sono tutte cose naturali che sono state seccate. Qui ci sono anche dei semi, delle bacche, delle ghiande, e alla fine è stato spruzzata no, è stata incollata della neve finta, non quella spray che vi ho mostrato prima, ma quella in polvere, e anche dei glitter, ed è il risultato è molto molto carino. L'altro genere è molto simile, ma realizzata praticamente con decorazioni diverse, e cioè no, in realtà le decorazioni sono le stesse, ma sono simili, ecco. E qui c'è della corteccia, delle bacche, dei fiori di cotone, altre pigne, bastoncini, pezzetti di pino, bastoncini vari, foglie secche, e anche di questo il risultato è davvero molto 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 bello. E questi diciamo sono le due tipologie di
palline, ecco, di decorazioni. Se volete vedere altri acquisti di Natale, lasciatemelo scritto sotto nei commenti e io ne realizzerò un altro di video come questo. Scrivetemi sotto nei commenti se volete vedere il video unboxing del telefono. E cos'altro vi avevo chiesto? Non lo so, casomai ve lo scrivo sotto nel primo commento, così poi fate riferimento a quello. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. E con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!